Buongiorno ragazzi! Ci mettiamo dietro, fare un po' di editing, così faccio un altro po' di video e mi porto ancora avanti, perché sti giorni sono rimasto indietro, insomma. Ne devo approfittare, visto che ero a casa, ma purtroppo concludo poco. Che siete buono da mangiare. Ci sono le lumachine. Vedere così, ma aspetta, Cristo. Mi auguro che non fai vedere certe cose perché la gente dirà: questo mangiano, poveretti. E voilà! Buon appetito! Allora, è giunto il momento di mettersi un po' al computer e vedere quali camper ci sono in vendita nel Veneto sotto i 10.000 euro. Io ne ho selezionati alcuni, ne volevo cercare 5, ma purtroppo non ne ho trovati 5, ne ho trovati 4, che sono veramente interessanti secondo me. Quindi mettiamoci subito all'opera e guardiamo quali sono. Bene ragazzi, iniziamo subito con il primo, quindi quello più economico. È un Immer venduto a 3.700 euro del 1988. Meccanica Fiat Ducato 2005. Loro dichiarano che è un turbo, anche se io ho i miei dubbi. Ha 140.000 km e in più ha l'idroguida, che è una cosa veramente rara per quel tempo, perché un camper del 1988 con l'idroguida vuol dire che o gliel'hanno aggiunto dopo o l'hanno pagato come optional, però non so se c'era allora come optional. Allora, questo è un bellissimo camper per la prima esperienza, per chi vuole veramente spendere poco. Con 3.700 euro, infatti, attualmente non si trova assolutamente nulla sul mercato per un camper. È un camper d'epoca, è un camper che va ristrutturato, va messo a posto, sicuramente avrà i suoi difetti, ma ci sta comunque data l'età e data il prezzo. Come possiamo vedere, è un bellissimo camper. A mio avviso, perché è un camper su meccanica Fiat piccolino, compatto come questo, ha i suoi grandi grandi vantaggi. Ricordiamo che è un Immer, quindi un'ottima marca, e quindi anche i problemi saranno minori. Bene, passiamo al secondo camper. Il secondo camper è un Elnag Marlin 6, venduto a 7.500 euro. È un 95, quindi 1995, ed è un 2005 aspirato. Ha 181.000 km, ha abbastanza chilometri, perché cioè, 181.000 km su un camper iniziano a pesare, ed è una meccanica Ford. Meccanica Ford ha il problema, come si vede bene in questa immagine, sopra la ruota, ha quel problema della ruggine. È un problema che hanno tutti i Ford di quel tempo. Il mio, per fortuna, non ce l'ha, però è un problema molto comune nei Ford. Quindi non dovete aver paura se trovate queste bollatine di ruggine. Ha un pannello fotovoltaico, come vediamo in questa foto, e direi un bellissimo camper con portabici e, se non erro, anche gancio traino. Quindi anche questo un ottimo camper per iniziare. Direi che come prima esperienza sicuramente è un ottimo camper e in più il prezzo mi sembra abbastanza onesto perché 7.500 euro del 95 mi sembra un buon prezzo, un prezzo onesto, ovviamente se non ci sono altri problemi dopo. Ora passiamo a uno dei miei preferiti, un Mobilvetta venduto a 10.000 euro del 2000, motore 1.9 turbo diesel a 96.500 km. Beh, un Mobilvetta è sicuramente un'ottima marca, su meccanica Fiat Ducato, quindi non ci sono problemi a livelli di meccanica. Marca a Fiat ormai questi modelli sono stati venduti a centinaia di migliaia e quindi di pezzi di ricambio si trovano tranquillamente. Vediamo che anche un bauletto porta tutto sopra al tetto e il portabici e tre bici. Questo qui già è un'ottima cosa. All'interno, come si vede già da fuori, ha il letto a castello posteriore, lavandino e tre fuochi.
Ottimo, ottimo, ottimo. E vediamo anche la parte della mansarda. Ecco, forse nella mansarda bisognerebbe fare un attimo di attenzione, attenzione, perché se guardate bene, adesso provo a zoomarvelo, ecco, se guardate bene c'è quelle righe in fondo alla mansarda che potrebbero generare qualche sospetto. Quindi sicuramente è un camper da controllare. Ma se è a posto come prezzo c'è molto, direi che è ottimo. Ora passiamo all'ultimo camper. Questo qui è un Volkswagen T3, quindi diciamo che è più un minivan. L'ho selezionato perché è un camper che è stato restaurato, era in fase di restaurazione. È stato riverniciato, è stato cambiato il motore nel 2019, è stato rimesso un po' a nuovo, il motore è stato messo un motore rigenerato proveniente dalla Germania e quindi era un restauro quasi completo da finire di restaurare. E quindi io l'ho selezionato perché secondo me come prezzo ci potrebbe stare su un mezzo che è stato restaurato in maniera ottimale. Poi ovviamente sono tutti da verificare. Questo camper, come dicevo, è un Volkswagen T3, venduto a 9.500 euro, il motore è un 1.660 cavalli e l'anno è un 82. I chilometri del motore non sono stati segnalati perché comunque essendo stato montato un motore rigenerato nuovo, bisogna verificare un attimo i chilometri. Come vediamo da queste foto, ha un colore che è stupendo, veramente stupendo. E in più al tetto soffitto, come vediamo anche qui nella zona guida, è proprio stato restaurato molto molto bene, almeno da quello che si vede nelle foto, mi piace molto. E questo è un po' l'interno che vedete che è completamente nuovo. Ora qui gli manca la cucina, ma nelle foto c'era anche la cucina. Ci sono alcuni mobili che sono da finire di montare e sono da finire di restaurare, però di accessori c'era tutto, era completo. Quindi, siccome questo veicolo mi piace tanto, secondo me restaurato così potrebbe valerne la pena, ve l'ho messo anche questo qui. Bene, questi erano un po' i veicoli che ho trovato. Mi sarebbe piaciuto portarvi più veicoli, ma purtroppo, attualmente, che siamo a gennaio del 2022, non ci sono tanti camper in vendita. E la selezione è veramente minima. Nel Veneto ho trovato tanti altri camper, ma c'erano dei camper che non ne valeva neanche la pena aprire l'annuncio, perché c'erano dei camper del 90 venduti a 7, 8, 10.000 euro e sicuramente quelli non ne vale la pena neanche guardarli. E in più, ho visto che anche come annunci, a livelli proprio di quantità di annunci, ce ne sono veramente pochi. Direi che per questa breve carrellata di camper in vendita è tutto. E mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se volete vedere gli annunci di questo tipo in un'altra regione. Qual è la vostra regione preferita per vedere quali annunci ci sono? Mia, Faccio io ora. questo mamma troppo liscio l'impasto. Babbo, è mio questo. Troppo buoni che sono.